Signori e signori, buongiorno. Quest'oggi vi propongo una perla. Quest'oggi vi propongo qualcosa di innovativo, straordinario, nuovo, o forse no. Uscito il 22 febbraio 2021 con le recensioni incredibili, Trader Life Simulator. Ve l'avevo detto. Costruisci il tuo supermercato, gestisci la situazione economica, compra e vendi oltre 100 differenti prodotti. Questo e molto altro viene promesso in Trader Life Simulator, che sfrutta anche l'Unreal Engine, come possiamo vedere da questa straordinaria diapositiva di vita vera. Guarda qui, che varietà di colori, Unreal Engine. Ha la nostra lingua, cosa che apprezziamo sempre, e costa un'inezia, una stronzata, 16,79€, praticamente regalato. Ma la cosa che mi ha intrigato, che non finirà qui con questo video, è la seguente. Non questo. Statemi distanti, non vorrei attaccarvi qualcosa. Lo sviluppatore Mohamed Kasari non ha sviluppato solo questo titolo, ne ha sfornati una vasta gamma, che costano più o meno uguale. E ha anche un titolo in arrivo. Non ci resta che sederci comodi e gustarci Trader Life Simulator. Una splash page che spiega molto del titolo. C'è uno sfondo che parla, insomma, di un supermercato. Supermarket Jam, che non lo so, è il titolo di un altro gioco? È il titolo di questo gioco? Magari in base alla regione in cui viene pubblicato ha un nome differente? Non lo sappiamo. C'è la modalità facile, che ti fa guadagnare 10 tante volte i soldi. Nuovo gioco, le note sulla patch new non funzionano. E le impostazioni. I frame massimi li ho impostati a 144. Mi piace avere quella fluidità in questo tipo di giochi. Niente V-Sync perché voglio giocare competitivo. E quando vi siete rotti le balle di giocare a questo gioco, potete smettere. Vai! Ok. Bellissima la porta. Il lampadario meno. Il soffitto. Ma cos'è, una sala da tè? Abbiamo $500 in tasca, $100 in banca. E 0 soldi sulla carta. Meglio, così non te la clonano. Le stelle non so che cazzo siano. Forse il prestigio. Poi abbiamo urina. Non mi aspettavo in questo gioco. Vabbè, urina e sporcizia sono già a uno. Fame anche. Ma che vuol dire urina e sporcizia? Stavo fermo in una stanza. Che paura. Prendi la macchina e vai al tuo negozio. Ok. Ah, ma questa è casa mia? Terribile. Al di là del rosa e di questo contromuro che sparisce in questo muro, corridoi veramente stretti, ma è tutto vuoto. Vabbè, dai, abbiamo il lavandino e non abbiamo il water. Posso? Non posso. Ha anche le scale? Che per carità, non è neanche piccola sta casa. Guarda, il giardino dietro, fighissimo. Non ci si può andare, però. Una bella tazza di caffè, una padella, si vede nell'Unreal. La cucina è ben fornita, però non abbiamo il water. E qui ovviamente è il simbolo degli sviluppatori. M per la mappa, sì. Potevano impegnarsi un po' di più con i loghi, perché alcuni sono più grandi. Il supermercato quello lì è grossissimo. Ho coronato il sogno di una vita. Vivere vicino a una strada chiusa che sbatte contro una montagna. Succede fin troppo spesso nei giochi. Posso andare dai vicini? No, un campo di forza me lo impedisce. Con la E si vede lo stato dell'auto, ok. E targata UATM17SKD. UA. Ucraina. Ok. Posso aprire il bagagliaio? No. Cioè, entro in macchina e mi fa il tutorial del telefono. Non è il massimo. Con la N. Mi manca il telefono? Lo devo... Natale? Non è che l'ho lasciato qui da qualche parte? No, il telefono qui non c'è e niente, non ce l'ho. Non ce l'ho, vabbè, non ce l'ho. Uso un laptop per salvare il gioco. Ma non ce l'ho il laptop. L'interno della macchina però è bellissimo. Guardare indietro con la Q mette proprio la testa fuori, va bene. Direi che possiamo andare. Vediamo i freni. Insomma, abbiamo le gomme in plexiglass. Supermarket, eccolo qua. E parcheggio qui dietro. Mamma mia. Abbiamo il nostro cassonetto. Ed eccoci qui. E anche qui lucine come se non ci fosse... Chi è? Lucine come se non ci fosse un domani. Premi Q per posizionare i mobili. Ok, ma ne ho. Ma c'è l'impiegato, c'è l'impiegato! Il lavoratore gestirà il processo di vendita. Ok. Danny? Non ci posso parlare. Si sarà offeso per qualche motivo. Non ho soldi. Tutto gira intorno ai soldi, scusa. Parla prima con Jabber. Chi è Jabber? Non lo so. Proviamo a posizionare i mobili. Rack. Mettiamolo. Ma sì, ma un secondo! Uso il laptop per salvare i tuoi progressi. Ok, non c'ho soldi, non lo compro il laptop. Ma subito. Venali. E basta! Inizio a disimballare le merci, va bene. Però posso posizionare prima? Che sennò dove le metto le...
Visita i negozi Jabber per rifornire. È l'ingrosso lui, il Jabber. Laptop. Vedi che ce l'avevo, non lo devo comprare. Lo metto qui, lo metto. Benissimo. Della Ice Industries. Un muro. Come un muro? Che serve? Ah, perché mi posso fare l'ufficetto volendo? Cioè, se io lo piazzo qua... Scusami? Ho come il sospetto che queste cose vadano a casa mia. Bene. E qui mi... È un po' piccolino, ma... Qui mi metto il tavolo. Questo qui è l'ufficio del capo, chiaramente. Usiamo il computer per salvare. Salva il gioco. Cambia il nome del supermercato. Reddito zero. Denunce e contestazioni. Oh, madonna, speriamo di no. Assumi un secondo cassiere, 2005. Ma sei, ma di che? Ma stai fermo. Bollette elettriche, pagamento... Oddio mio. Subito i debiti. Fermi tutti che dobbiamo guadagnare. Tra l'altro lui fa solo il commesso. Non piazza gli oggetti nel... Cos'è? La carta igienica? Bene. Così in caso di Covid siamo già pronti. Forse non è carta igienica. Pannolini. Ah, vedi. Cosa cambia dalla confezione verde alla confezione arancione? Rascal Junior, Rascal Senior. Ho capito, ho capito. No, beh, fermo. Praticamente ci sono pannolini per gli adulti. Eccoli qua. Big, certo. E quelli per bambini, che sono invece la confezione azzurrina. Beh, vabbè, quante varietà di pannolini ci sono? Ma cosa siamo, un negozio di pannolini? Ecco. Ma quanti cazzo ce ne stavano dentro quella scatola? Scusami! Le proporzioni non tornano. Perfetto, guarda lì che bellezza. Poi, cos'è? Ah, tè. Che scatolone gigante di tè. Ce ne sono ancora 7. E vediamo, pannolini e tè. Giustamente una delle due cose poi porta ad usare l'altra. Ma adesso non c'ho più spazio qua per il tè. Ah, sopra i pannolini però lo posso mettere. Ma che scatola è, scusa? È tè all'ingrosso questo. Ah, cazzo, 2 chili. Come 2 chili? Ma chi li compra 2 chili di tè? E poi... Ah, questo è caffè. Quanti ne abbiamo? 9. Auguri. Posso fare... Vado! Ci siamo quasi, manca poco. A posto, ok. Sono le 5. Furniture shop. Come acquistare un bagno? Ce l'ho già il bagno. Cioè, in realtà ce l'ho qui in tasca il bagno. Eccolo qui. E quindi adesso... Scusami. E mo? Stupendo. Come si apre il negozio? Come viene la gente qui? Come si attirano clienti? Diamo il via libera? Niente, devo parlare con il signor Jabber, per forza di cose. E andiamo a parlare con Jabber. Ah, giusto. È quello gigantesco. Cosa c'è, un blocco militare qua? Salve, milite. Tutto bene? Che bel moschettone. Cazzo, sono già le 7 però. Fino su 2 ore. Come stridono le gomme. Il centro ingrosso Jabber. Allora... Che paura! Alcuni prodotti devono essere all'interno di un frigorifero e marciranno. Ah, proprio definitivo, giustamente. Cos'è sta roba? Alto prezzo. Biscotto alla fragola. Buon prezzo. Gli anacardi del gattino. Ciao. Madonna, che paura che mi fai. Ciao, Jabber! Ti consegnerò i prodotti a me. Ma se io ne compro... Allora, lo voglio comprare questo. Ah, me ne ha dato una scatola, me ne ha dato. Ottimo. Immagino di dover tornare. Cazzo, sono già le 21, sarà chiuso il negozio. Il mio dipendente mica sta oltre l'orario di lavoro perché sono stronzo. Ci penso io che tanto sono proprietario. Sono anche molto sporco e sono anche un po' affamato. Ma io posso acquistare uno snack dal mio negozio? Ah, ma è ancora lì. Salve. Ma che dedito al lavoro quest'uomo. Allora, ah, me ne dà. Ah, me li dà così però. Mi piaceva l'espositore che aveva Jabber. Perché noi non abbiamo l'espositore Jabber? Ma posso mangiarne uno? Lo compro. Posso comprarlo? Eh no. Una custom... Ah, ed è sparito il nostro dipendente, giustamente. L per la torcia. Posso ordinare il prodotto tipo Anduil, che non so cosa sia, e lo ordino. Mi costa $10 la consegna. È un buon prezzo per Anduil. E io lo ordino l'Anduil. Non ho soldi nella carta. Questo è un problema perché io come mi ricarico la carta? Boh, forse con il telefono. Ma noi non abbiamo un telefono. Bollette automatico. Le fatture? Non ne ho. Allora, andiamo a casa perché abbiamo scoperto di avere un letto e direi che lo possiamo... Che ne so, usare tipo. Ma quella è la pubblicità del nostro negozio, credo. Freno con largo anticipo perché i freni sono quello che sono. Miseria. Poi, questo è il bagno, abbiamo deciso. Q. Bed. No. Toilet, eccolo qua. Mettiamolo così. Cos'è quel ghirigoro lì? Vabbè, faccio tutti. Per lavarmi invece mi servirà una doccia. Ci sta proprio benissimo. Si fa di necessità virtù. E buonanotte. Cos'è? Oh no, è il letto che si compenetra. Ma perché mi ha spawnato di lì?
te sold for $10. Buono, mi piace questo automatismo, quindi io posso andare a comprarmi il cellulare. Abbiamo guadagnato $10 per aver venduto 2 kg di tè. No, latte al cioccolato, è una roba che la gente piace, il latte al cioccolato, lo dobbiamo assolutamente mettere in lista. Telefono, shop è subito sulla destra e poi a sinistra, va bene. A Silicon Valley, pannolini sold per $15. Vabbè, devo dire che sta funzionando comunque questo negozio. Salve. Buongiorno, vorrei uno smartphone, vedo che lei ne ha parecchi e anche parecchio larghi. Sono dei tablet questi. Salve. Grazie. Quindi adesso ho un telefono. Note prossimamente. Taxi disponibile a breve. No morbidente, no patata. Ah, c'è la lista delle robe. Si lamenta. Di che si lamenta il signore qua? Ma io pensavo che lo smartphone servisse a spostare i miei fondi. Ah, forse si fa con l'ATM. Aspetta. Stipendio del lavoratore $50. Pagamento del prestito 0. Allora... Che fa? Mi vuole rapinare? Devo mettere dei soldi nella carta. Non si può? E quindi? Forse in banca. Ma lui è Tom Selleck. Ah, ma il mio negozio si vede anche dall'altro lato. Ma che figata. Ah, quello è l'ingresso clienti. Trasferisci denaro o prendi un prestito? Ah! Permesso. Ah, c'è sempre lui, l'uomo del moschettone. Non ho mai visto una banca così vuota. Salve! Vorrei un prestito. $1000. Dammeli. Me li puoi mettere in banca? 1200, va, ci teniamo in contante un po' di soldi. Ecco qui. A posto. Dalla banca la carta, non lo so, mi diamo un 600, la metà. Gentilissimo, grazie. È un po' preoccupato lui. Anzi, più che preoccupato, secondo me questo è il tipo di banca che se non ripaghi il debito lo riscuote a forza. E a questo punto, no bastoncini di caffè. Che cos'è che vuole? Io non so. Cioè, non so cosa prendere. Si lamentano tutti di robe differenti, no? Latte al cioccolato, biscotti di grano. Non c'è una roba che mi chiedono più spesso che dico, cazzo, hai ragione, ci manca. Ecco, forse della morbidente. Non lo so, per lavare le robe. Toilet cleaner, eccolo qua. Ordina. Washing powder. Sugar, lo spray. Salt dressing. Ho finito i soldi. Vabbè, vabbè, va bene così. Ah, mi prendo i soldi dalla cassa poi. Mettiamo sull'edicola? È un buon investimento, secondo me. Vai l'edicola. Cosa dei giornali, che figata. Ah, di qui non posso uscire. Sì, invece. Va là, che storia. Guarda, questa è altra roba che arriva dal nostro Jaber. Olio per motori? No, detergente. Li compreranno anche se sono a terra? Toilet paper. Detersivo in polvere. Te vende, bene. Sono contento. Donna, ma quanta roba ho ordinato. Ma poi perché sono io che mi occupo di questo? Non dovrebbe farlo lui. Bellissimo. Ma così piccolo il sale? Vendiamo scatole di tè da 2 kg e il sale 20 grammi. Ma me l'hanno rubato da... Cioè, lo stavo poggiando, l'hanno comprato, va bene. E le baguette. E qua la baguette come... Mettiamole qui, che sono belle in vista. Oh, là. Le baguette sono quel prodotto che quando uno va al supermercato dice cazzo! E la comprano prima di lasciare il negozio. Per questo le mettono sempre vicino alle casse. Cos'è, ho fame? Lo so, ma io come faccio a mangiare? Vorrei mangiare la baguette. Non posso. Ma ci sarà un modo per mangiare? Scusa che mi sfugge. Ho capito. Oh no, non posso neanche più correre. C'è un ristorante? Ah, ristorante, sì. Vicino al benzinaio. Abbiamo soldi? Beh, spero che $173 bastino per un pasto. Ah, senti che sfrigolio. Order and pay here, subito. Tocco per ordinare. Non posso. Che voglia. Cosa c'è lì dentro? Fette di banana? Allora, cosa? Ah, ce l'ho in mano. Ah... Non è bastato. Anche delle patatine fritte, grazie. E una pizza. Ma me l'hai data surgelata, brutto bastardo. Ma scusami. Va bene, continuiamo con lo zucchero. Ah, ma c'era anche il vendor del cibo qui fuori. Beh. Ah, sono ingrassato, si vede. Ho mangiato un sacco di hamburger. Posso avere anche la farm. Mi piace che la macchina ritorni sempre riparcheggiata bene. Eccoci. Ecco perché puzziamo di merda. E i cast... Gli espositori! Figata! Posso comprare gli espositori, i frighi? Quanto viene un frigo? Ah, una doccia. Mi serve una doccia, qualcosa per un bidet. Vasca. Aggiudicato. Vabbè. Ma andremo avanti così tutto il tempo. Ci sta la vasca qui dentro? Ci sta! E si è fatto la doccia. Pulitissimo. Ah, ma lui si cambia anche di vestito. Bravo, mi piace. Attenzione ai dettagli. Poi magari mi sarei vestito, non lo so, più da negoziante, ma vabbè. Però c'è da dire che con uno scaffale solo, qui stiamo mettendo su... Siamo entrati in business. Che cola strana. Ma è una bugia. A parte il fatto che è un marchio quello, non si potrebbe, però non è vero. Ma perché questo suono di bicchieri? Sono bottiglie di plastica. Ma non si pagavano in automatico? Andate via la corrente! E bollette pagamento automatico? Ah, perché... Con la carta le pago, non dalla banca! Ma che cazzo vuol dire?
Ok. Ah, vedi che le baguette sono andate a ruba? Diversi tipi di dentifricio per tutti i denti. Scusami, cazzo, alle 11. Sì! Ma noi non abbiamo nessun vicino, qualcuno con cui, non so, organizzare un barbecue domenicale. Devo dire che abbiamo fatto un po' di magazzino. Juice Machine. Cioè, ma è buona sta roba qua, si vende? Non lo so. Bello però, Ma fammi fare un giro per la cittadina. Electronic Shop, ma cosa vendono qui? Ah, giustamente del... La TV è in sconto. Ma non posso. Coming soon, va bene. Butcher Shop. E qui invece c'è la carne. La posso acquistare. Quanto? Ah beh, giustamente sarà un plico. L'uomo della verdura che vende delle banane però a prezzo alto. Infatti 40 euro sono tanti soldi. Dollari, scusate, dollari. Ma io comprerei questi pomodori anche solo per come sono impilati. Che meraviglia. Trading Company, eccoci qua. Salve. Ci sono un sacco di sportelli con anche il vetro proprio con il coso. E però l'unico impiegato è lì, così. My Financial Stocking Training Comp. Che? Non ce li ho. Ci provo. Esatto. Sa un po' di truffa, tutta sta stanza gigante. Se... Vabbè. Questa è l'Exporting Company, che è diversa da quell'altra. E quindi ho un déjà vu. 50k. No. Gli animali... Ah, ma c'è il vendor degli animali, aspetta! Allora, bisogna fargli complimenti. Lui è un bravissimo addestratore di animali. Tutti composti, precisi. Un pollo, quanto me lo fa? 50. Cazzo ce n'è in banca? Niente. Ah, non ho la farm. Ma come si compra la farm? C'è da dire che nonostante sia un... con l'Unreal, ha moltissima carne al fuoco questo gioco. E devo dire, niente, niente male. Ci rivediamo al... la prossima. Com'è che ogni giorno ho un nuovo impiegato?